ti fa sapere come un pazzo. Tanti volte ti dico ora buon occhio, poi mi dici che sto non lo fare che sto, poi ti dico che sto non lo faccio più. Ma siccome sogno troppo ma ne sbaglio, perché se non sbaglio ora sbaglio più. Stare adesso posso stare più tranquillo, senza minchia rotta posso travagliare. Non c'è pazzo più, non c'è pazzo più, no. Non c'è pazzo più, butta la demo, no. Non c'è pazzo più, non c'è pazzo più, no. Non c'è pazzo più. Quanti volte che travaglio mi trappazzo, aspettando il giorno con travaglio più. Fino a casa non va stare ne si lazza, costruiti ora non se ne parla più. Ma siccome l'uomo è troppo ma ne sbaglia, la classe politica sbaglia che sa. È messo! Avanti! Signorita, che stanno a letto? Cacca! Piano però, posso l'adagio! E cavolo! Ho da più il tasto! Sì, sì, signore, pronto a letto, posso l'otto! Che bella! Ultima novità, mamma! Sì, è bellissimo. Finalmente, grazie a Dio, posso vivere sta casa bella e ammobiliata. Non ne poteva più, signore Dio. Mamma, ma sempre a rate. Ma che stupida. Basta un solo anno d'affitto del palazzo di Etnea e ne potremmo cattare magari un mezzino di mobile di lusso. No, sta qua c'è poltroneca. Ma è certo, che gli era di tutti canonico papà. Ma come certo, prego, prego. Certissimo, altro che certo. Piuttosto, a ti ha tappaiato per marito? Sì, sì, tutto a posto. Lasciamo le mani. Arrivederci. C'è scurtò solo una poltrona, si portava un divano che faceva. No, mamma, come si staccò. Che bella, signor, che ho stata via, che ho stata via. Vuoi permesso? Cucinando. Sì, in appresso con già saluta sta casa. Stava a pulizia le scarpe prima di casa almeno mensura davanti alla porta. Ma io vi ho uno di cuore, cara cucina. E io per se per no faccio corna. Mamma! Ma sai, ragazzina, si dice che ogni precauzione non è mai troppa. Sogno o non sogno faccio dittatore. Ah, e dimmi una cosa, tutta sta filosofia quando ti insegnaste, quando facevo soldato? Sì, signore. Ah, sì? E mi imparai magari che questa lontano da vista, sta lontano da cuore. E l'eredità del zio canonico, Duca de Ferro. Uffa, uffa, io non ho già banna nunca con questo scoppio. Quanto me ne vai, signore Dio? Agatina, ma te sei persuasa? Che ci vuoi fare? Pazienza, Mario. Ma che colpa ne ho se tornai da guerra senza un braccio? Ma che vuol dire, Mario? Niente, voglio dire che se tu pace l'erede del zio canonico e io te lo auguro di cuore, posso sperare io di diventare tuo marito? Ma che discorso è questo, Mario? E tu credi che io ora, dopo 2 anni d'amore, da a dire Mario, vattene, perché diventai io ricca? Tu no, ma non la senti come parla tua madre, non la senti. Mario, non fare più questi discorsi, va, Mario. E che fa? Oh, mi pare che sta venendo papà, papà! Oh, buongiorno, così! È una cosa impressionante! Parla! Ma tu, pure, non c'è un capo. Di vivo! Vedevo! Di vivo! Guarda qua! Non c'è un capo, guarda che bello! Guarda che bello, non c'è un capo! Ma quanto è naturale! Naturale! Bello! Ma mi pare magari più rosso! Da quando è morto, sono mio amore! Pigliamo uno sviluppo che pare un panettone. Vero, è che piace a zia. E piace. Du cozzo, ah. Non mi dà via sempre. Guarda che ora mi metto del caffè. E mi dà via, vedi? Ora mi metto della cosa là. E mi dà via. È vero, vedo tutti là. Hai visto che bello, eh? Ora ci faccio fare l'ingrandimento. E ha visto un 1,90 per me. Poi lo metto in camera da letto e a notte quando mi sveglio piglia il cervello. Papà, e non si scanta a parlare chi è morti. No, no, io mi scanto a parlare chi vive. A notte quando mi sveglio ci dico, ehi zio canonico, come da passi in paradiso? E io, sono occhia,
E tu domani? Io sto aspettando l'eredità. Vedrai lo zio. Allora giusto, avevo sentito la voce. Ah, guarda che c'è. Un zio canonico. Guarda che bello. Ma che bello. Ci voglio dare un bacio. No, che è fresco. Sì, è fatto di giornata, ecco. Ma a proposito, l'ingrandimento lo fate fare all'olio? No, al burro. Io che vi raccomando di mettere sempre davanti a quattro del zio candele e lumini. E lumini, insomma, questo comincio, va. Sì, bene, insomma. Dammi una cosa, ci sono a notare. Sì, come non ci? Ma che stava mangiando. Oh, allora, ma te mi do a mangiare te? No, mangiava io. E tu che facevi in tuo mezzo? Io te la vacanza. E quindi? Ma mi sono beato là, non si parlava di un conte che per farmi stava a mangiare il suo figlio. E non l'hanno arrestato? C'entra, è fatto del conto Colino con l'arcivescovo Ruggeri. E io poema di cantante Alighieri. Avevano avuto chiacchiere in vita e poi quando morì, continuavano già la questione. E io, bocca, sono levato al fiero pasto quel peccatore e si mangia un decadenazzo del corno dell'arcivescovo Ruggeri. Sì, signor notaio. Tu la stessa non c'era un bacio, signor Conte Colino. Allora io mi sapete, non so, non ricordo, c'è il segreto. E non ci voleva sbottonare. Ci disse, scusate, signor notaio, ma qual è il segreto della professione se il testamento è pubblico? Allora lui mi rispose, pubblico sì, ma non pubblicato, perché vede, c'è la differenza tra testamento pubblico e testamento non pubblicato. Il testamento diventa pubblico con la pubblicazione, di conseguenza, fino a quando non c'è pubblicazione, il testamento non è pubblico, ma è privato. Gesù. Ma come dai questa cosa che avete detto da me? Ma voi lo sai. Sì, su questa cosa non c'è capito niente. Tu, anche io, Marco! Ma come si fa? Io quando io dicevo così. Ma come che volevo? Sì, ma uno da lo sapevo però quelle. Certo cosa, ma perché tu dissi che lo zio aveva una grande pulizia per me e infatti ogni volta che mi chiamava sbadigliava e la cameriera me lo ha confermato. Sì, detto, voleva Guido. No, dice che diciamo, voleva Guido, no, dice che è morto con il mio nome sulle labbra. Oh, Vergine Santissima, chi ma... chiamava? Mi chiamava pure, no? Oh, signore, non era Guido. Ora ti scioglio io le ultime parole che disse un zio, sono Antonio, ti lascio. Non ha avuto il tempo di dire. Più chiaro di così. Ti lascio! In quel momento gli è mancato il risultato. Infatti, un dottore che ci dice l'analisi per farlo usare sono caposaggio, dice che è morto per mancanza di fiato. Ora dico io, invece di dire quattro te lascio, non ne poteva dire uno di meno, e avessi potuto dire a rete. Disgraziato! Intanto dice notaro. E per aprire il testamento ci vogliono 2.000 lire. Cosa? 2.000 lire? Gesù, mi picchiamo. Ne picchiamo, ci vogliono dire una faccione in casa. Non mi trovo, cavaliere amore. Ma tu scontasta che ci va a dare un anno da casa ancora. Il cavaliere è buono, può aspettare. Sì, non ti giudisce, che ci vuole una persona coraggiosa. Coraggiosa? E che faccia tosta, no? Dire un maresciallo di carabiniere, ma non ci può fare negativa, lo dico. Oh Antonio, non credo che ci pensiamo magari sta domenica. Gettatura da me casa. Non c'è tanto di testamento pubblico in carta bollata. Non lo sa, io saccio solo da sta casa, non ci voglio stare io. Ma c'è bisogno di... Scusa, avevo un palazzo a 5 piani in via Etnea che non lo so più e ne stavo qua. Ma poi che va a vedere che panorama che ha a ponente, a levante, i morti, no, e la musica non manca mai. Quale musica? Di che parli? I morti non passano tutti da tutta. Tutte, perciò non c'è. Poi c'è terrazza, vasca da bagno che è la magnificenza.
meglio di chi da gli fai per la villa, va? Cioè, se vuoi questo cavo, dove voglio fare il bagno tutti donna. E io magari non va. Tutte. Sgattamento in generale, cioè. Sì. Poi a mia figlia c'è il cattare un paio di solitari. Ma passere, no, passere da essere. Solitari. Ti dico passere. Oh, brillante dico, manco, va? Oh. Poi c'è il cattolo, un bello cappetto. Una bella c'è davanti. No, da rete, davanti non c'è niente. Davanti, da rete, ma che se volevo, ma poi c'è domanda a sarta e mi dice dove va messo. Tu vuoi fare una bella pronta, cavestaglio? Ma la figlia metto fuori al tuo parco. Sì, certo, guarda sì, capisci, capisci. Sono matrimoni. Ah, le matrimoni, Antonio. Così all'estero, così. Piuttosto. Oh, Antonio, vedi che io ti avverto. Ma se si presentassi, che sa, c'è un dottor ricchio, un farmacista, un avvocato ricchio. Vi dica io ti autorizzo a non fare le ciaste, carino. Mamma mia. Perché, non lo so, fammi pensare, il minimo minimo deve essere un barone. Un cacciumane che ti carta il girone. Va bene, cugino, vi saluto, me ne vai, no? Mario, aspetta, aspetta, dove vai? Oggi resti qua con me, mangi con me. No, grazie, ho già mangiato. Ah, allora Mario, ma mangio domani. No, ma se ho già mangiato. Pure per domani mangiasti! Insomma, Mario, tu da oggi in poi mangerai con mia moglie e con mia figlia. E se grazie, vuoi, e se vuoi puoi dormire la notte anche qua. Grazie, cugino, ma ora mi ne aggiri perché è un affare importante e non posso mancare, permettimi. T'aspetto, Mario, eh? Non mancare! Va bene. Vedi che addormono con me, addormono. Meno male, ma la lasciavo detto con me. Con tutti e due, un toletto ranno, un toletto. Cugino, mi confondete in gentilezza, ora permettete, dove ne vai? Va bene, Mario, ti aspetto, sai, oh, ti aspetto. Guarda che Mario è sanguinino, figlio di un favazza. Lo capisti? E non me l'ha disturbato. Chi non l'ha disturbato. Disturba? Chi te lo disturba? Tu, e di mala maniera. Buono, tu passi in cucina alla Pepiata, non c'è di... Mi dice che il mio paese nel 1845, durante la guerra, morì con una palla in fronte e per lo stesso motivo Mario ha perso un braccio e a tutti e due l'hai stampato in tuo cuore. E come ha trattato a Mario, e come se mi trattasse a mio padre, bada, eh? E ben messo! Poi, voglio di confidenza, gli è caso! Un cavaliere amore, sempre, con le case, sempre in benvenuto. Prego, cavaliere, se sta staccata lì a sede bella, da bocciona no, ma prego. Cavaliere, a darsi. Bellissima sta bocciona. Hai visto? Bellissima. Ah, cavaliere, che ha giorni lei va a vedere tutto nero, mobile, sedie, lampadari, lenzuola, turchette, cucchiaio, tutto cose di cuore. Tutto, voglio tutto nero. Vai a cattare una camera da letto dallo stile rococò, ni una, sì, tutta sì, lì. Non è... allora tutto questo dimostra che l'erede siete voi. Sì, allora è come diceva io. Sì, signore, infatti notario mi disse che lo zio aveva un debole per me. E la cameriera me l'ha confermato, come no, sì. Dice che l'ultima parola che disse, Antonio, ti lascio, ti lascio. Ti lascio e... Cosa viste, sei viste? Oh, già, ti lascio e voleva dire erede. Ah. E siccome la E maiuscola, ora la E funziona di pronome e di cose. Ora, il pronome sono io e la cosa è l'eredità. E secondo l'intenzione che vuoi? Preciso. Se permettete, uno dei testimoni per l'apertura del testamento voglio essere io. Sì, grazie, cavaliere. Sì, onore particolare. Però, un notario disse che per aprire il testamento... ci vogliono due malarie per il deposito. Già, il deposito di legge. Oggi è difficile trovare. Difficile! Difficilissimo, difficilissimo! Don Antonio, va! Avete bisogno di soldi? No, che fatti c'è? Antonio, ma se cavaliere a questo è buono, dai! Don Antonio, facendo complimenti, va! Veramente, sape, io ci volevo fare parlare di un maresciallo. A me, perché? No, perché mi mancavo pure. Don Antonio, non mi preoccupate, mi servo io, mi servo io. Grazie, grazie, cavaliere. Però, sape, c'hai a dire una cosa che forse ci dispiacerà moltissimo. Lasciare a casa, c'è mandato. Lasciare a casa? Eh sì. E perché? Per forza. Mio zio si può sempre offendere.
Comunque, se io ti lascio un palazzo a 5 piani in via Tennea e tu te ne stai in una catapecchia come artista, capito? Ma perché che c'è? Ancora un po' da dare? No, che c'è? Non è che c'è? Ma con una casa a 5 piani! Ma lei gli avevi idea, panorama da tutti i lati, di tutti i lati. Gli avevi una vasca da bagno piena, ma gli facevi... Meglio di chiudere di papere da villa, ho capito? A proposito, cavaliere, se si vuole venire a fare un bagno qualche volta, venissi! Ma quale bagno, signorita? Questo reumatismo! E non ce la può più ghiacciare volentieri! Grazie! Don Antonio, c'è chi vuole lasciare a casa, passate con me! Ma scrivete due parole di rinuncia e tu stesso tempo tu ogni 2000 lire per deposito. Grazie, cavaliere, grazie, grazie. Ah, cavaliere, grazie. Oh, il canonico Favazza. Zio, ci presento un cavaliere amore che senza l'intervento di un maresciallo di carabinieri mi ha prestato 2000 lire per aprire il testamento. Come deposito dal notaio, eh? Con permesso, signore. Prego, prego, prego. Sì, con permesso, sì. Prego, prego, prego. Grazie, dopo dire. Bisogna finirla, perché mio genio deve avere tanto di stemma. Ecco. Fingura, mamma, parli di stemma stampato sul biglietto da visita o sul portone? Mi interessa a me un stampato. L'importante è che sia una corona con 5 palle. E io non lo voglio. Oh, senti, Marcellina, stava pura, perché tutto pace, questa l'età non ci avevo potuto, ma con te sapevo ne sente. Oh. Senti, mamma, meglio parlare chiaro. Vedi che se tu fai nascere a Mario di sta casa, io me ne vai qui. Oh, e allora forza, prepariamoci il rinfresco a queste fidanzate, forza, prepariamoci il rinfresco. C'è un bulusso, mamma. A mia ce ne basta un pezzo di pane. Oh, Gesù benedetto, ma dimmi tu, ma che, ma senta sta sfacciata, ma chi vuol vivere alle spalle del governo? Che cosa volesse fare a mantenuta governativa? Spiegamelo. Ma che colpa ne avevi se mutilato di guerra? Ma come che colpa ne avevi? E tu ora, da così, te volesse fare mangiare a doti, è vero? A dote, mamma. Ma quale dote? Gesù, Gesù, ma come quale dote, mia figlia? Come quale dote? Come quale dote? L'eredità, no? L'eredità, casa. L'eredità. Ora capisco. Perciò avevi due orna che si strofina. L'eredità. Ora capisco, ora capisco. Due orna, mamma? A dire, 2 anni. 2 anni! Cosa? Come sta dicendo? Sì. Cosa? 2 anni! 2 anni di sciofenamento! E io! Io che sono tua mamma non faccio niente! Sì. Proprio così, mamma! Nunzio canonico era ancora pieno di salute! Oh, Gesù, Gesù! E tua figlia! Non aveva manco una camicia al corredo! Sì. Di quando tu stissa, e non tu puoi negare, ti scantava che era stata zitellona, perché non c'era nulla, manco un cane che mi tagliava! E solo Mario! Ebbe per me parole dolci. Ora tu volessi che io ci dicesse? Mario, vattine, la vedi in una testa a sto pensiero? Perché diventai ricca e mi posso cantare un nobile spiantato? E no, mamma, ti sbagli. Non hai visto essere la che chiedo soltanto che mi faccia per fare un simile tradimento? Ci manca un braccio. Ma non è che ho venuto in una taverna oppure un tanerista. È mutilato. Ma in compenso, ha questo poveretto, una medaglia d'argento, alla quale tutti, tu compresa, ci avrai fatto tanto di cappello. Gesù, 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 Gesù. Signore me, che faccio addosso? E come faccio con chi sto io ora? E cosa leva da sulle spalle? Mamma, se mi sono insieme, ma c'è un figlio. Passa da bagno. C'è un vinosino che trovare, eh? Consiglio di famiglia. Il tuo parente, eh? Sentendoci a uno dei sordi. E voglio vedere proprio. Non ne vale già banna, zio, posso ste cose con permesso. Vero. Con permesso. Entra la Sacra Famiglia. Gesù, Giuseppe e Maria. Maria Maddalena, semmai. Maria Maddalena. Ah! Capito chi paparese? Porciona con Damaschio! Da femmina, quindi, da femmina! Quanto è bella! Ma potessi muovere per 100 anni! Assai, sonno! Assai, che puoi essere camolia! Vi mettete il camassetto! Prego, accomodatevi! E attenta che ci potete rompere i molli!
E sbrigata va a parlare, vedete che tu capita a dire che andiamo all'estero, va? Quanto è bella. Ui, sentatevi a destra. E tu, Mario, sette da sinistra. Sì, a cui ci facciamo la messa cantata. Se mi tocco un piano, tu palazzo di Vietnea, un falso ammobiliare, tu meglio da pizzere della città. Perché poi ci penso io? Dai a fare sposare una ragazza nobile. Capite che anche figlia del barone in vista cucina. Con le tue ricchezze e sta medaglia d'argento che porto sul tuo petto. Pociasi di gitto gitto! Oh, campusato! In una casa principesca! Scusate, cugina, ma dove sono queste ricchezze? Ah, l'arma a Dio, la roba a cui tocca, ci disse il canonico notaro. Perciò la roba è nostra. Povero ignorante! Il canonico che è morto. Pace all'anima sua benedetta. Ma ha lasciato tre cugini carnali fatti col suo stesso sangue. Preciso. Te favazza, io favazza, tu favazza e gli favazza. Abbiamo coniugato e abbiamo favazzare. A buon'amma tu papà. Mi cantava una ciumbetta. Mi diceva, Maddalena. Che avete sotto. Vedi che la parentela senza scopo e la fratellanza più sincera. Io voglio che tu, a tuo cugino Antonio, la rispettare sempre come un pace, va? Scusate, cugina, ma vent'anni avete voi, se può sapere? A dire come un frate. Attenta alle date, attenta. Appunto, morto il canone cui io pensai a voi. Mi disse, questo è il momento di dimostrare a cugino Antonio che ci voglio bene come un pa. Attenta alle date! Come un frate. I vicini di casa mi dissero, l'altro giorno, donna Maddalena, ma perché non vi mettete d'accordo con i vostri parenti e vi dividete l'eredità in santa pace? Quanto sono buoni i vostri vicini di casa? Affezionato, sono le cose giuste, non mi posso lamentare. Certo. Dimmi, dove andare a farmacia? Ma sti vicini da caso sanno che c'è un testamento depositato? Oh, bella! Ciao. Che quando siamo tutti d'accordo il testamento si scianza. Ma se, allora bisogna tradire la volontà del morto, la volontà del zucanonico. La volontà del zucanonico si sapeva. Non ha avuto mai preferenze per nulla. Un notaro mi disse che se siamo d'accordo chiama Maillo e quando siamo pronti facciamo un atto di contentamento, un testamento scazziamo e facciamo un atto di contentamento da una parte e dall'altra. Voi che volete, la terra, e la terra mi sia concessa. Sette parma, così speriamo, sì. Io e Mario ne pigliamo palazzo. Sì. Questa terra ci potete cantare quello che volete, pipe, lumeggiane, pomodoro, quello che volete. Ma questo su cose che a voi non verrà quanto. Io in questa terra ci posso seminare magari un merluzzo. Da mangiare, perché non ci seminate un po' di ferro folato? A così all'anno vi nascono bene lattanone e grattati. Questo significa volere calpestare la volontà dello zucanone. La volontà dello zucanone questo sapeva, non ha avuto mai preferenze per nulla. Ha avuto mai lui, Cattellina? Mai, ma come Sant'Aida, quando sì, c'era per Sant'Aida c'io, e che ne dava? Due le vitte a voi, due a mia, due a Mario. A me sempre uno. A che cosa? La vostra mogliere però, non saccio che ci dava sutta sutta. A voi niente ne dava sutta sutta. Tutti ci dava gli altri, tutti. Qui per esempio a domenica non ci serveva Santa Missa. Sento. Io sì. Ci lavavo a biancheria dell'altare maggiore. Vostra moglie in casa restè che ci scegavo cannelere. Insomma, con questo volete dire che per forza questa eredità deve essere divisa in tre parti uguali, vero? E tu Mario non parli, vero? E che a dire io, cucina, che a dire? Allora parlo io. Da vecchia stunata, embriaca da mattina a sera, da cameriera con zucanonico, mi guastò la testa. Ma perché c'è questo, se non sapete? Ma questo motivo che c'è questo voi, cugina, e insomma, va, accozzamola. Io sono uno religioso
praticamente io ritengo che lo Giocanoro ha avuto un'ispirazione divina, quindi ha saputo quello che ha dovuto fare. Va bene? A me sta volontà del Giocanoro non mi piace proprio. E tu, Mario? Io aspetto che vi mettete d'accordo e poi se parlare parlo. Ma che ne sapevo se lo zio ha avuto un'ispirazione precisa, un'ispirazione divina, che mi doveva lasciare un tuo sapere? Sì, sicuro, sicuro, come no, tu Spirito Santo. Io invece dico, che sul tuo testamento c'è preferenza per voi, un zio santo e neva con la sapere. Ma che la pasta arruggiata? Che facile, la sapere. Ma no, no, oggi sono distrattato di voi, di suo marito. Ma no, non c'è suo marito. La questione qui che c'è il suo marito? No, 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 ma va dare soddisfazione. Ma Iara che non siamo disonesta con lei. No, no. Ma sì, voglio soddisfazione. Sì, e voi non parlate, è vero, eh? Ma che dire, santo Dio, che aveva 77 anni, che doveva dire? E perché non ci fu picciotto, zio, pure? Sì, ma poi quando veniva a casa, di giorno, no? No, e magari di sera, a certo punto, io accanava e io piccinava. Sì, e voi non parlate, è vero? Lo sapete che ci ha consenso? Ma era che non si... No, oggi sono soddisfatto. Ma dove vuoi, cuore? Il suo marito, lì. Ma cosa torna con suo marito, succede che tu... Suo marito è un delinquente di prima... E un italo, no, vai! Non lo darò per il deposito di 2000 lire, per sapere chi viene, chi è l'erede, preciso, capito? Famiglia, famiglia. Ma stai vedendo a quel tesoro e c'è parte, eh? Dal notaio per la persona. Ah sì, del... oggi sta a fare la madre Filippo. Ma il deposito, il testamento si apre domani. Non voglio parlare di testamento. Senti, è inutile discutere. Quando viene domani se ne parla. E io aspetto un capo. E io pure, aspetto un minuto, mi sento un capo. E sono bella roba. Sento un capo. Avanza, avanza. Buongiorno, cavaliere. Prego, si accomodi. Appena messo il sinoca su Vado Portuni, si è passato il tuo primo inquilino. Permette che a mezzogiorno ci faccia vedere la casa. Certo, ragionissimo. Grazie, signore. Si accomodi. Una curiosità, qui era già film che sbraitava tanto, se stava rompendo un cuore tutte le scale. Ah, niente, niente, cavaliere, era mia cugina Maddalena. Ah. Ha saputo dell'apertura del testamento e seppe che forse l'erede era mia cugina Antonia, è venuta qua per proporre di stracciare il testamento e dividere l'eredità in parto uguale. Veramente faceva l'affare suo. Ma come si può stracciare il testamento? Ah, c'ho dove la sai? Impugnare lo può, ma senza riuscita. Prima di tutto, la rispettabilità e l'onestà del notaio sono la validità e la garanzia del testamento. E poi, fra i testimoni, c'è il vicario Chiarezza. Un santo, conosciutissimo, milionario. Basta la sua presenza per stabilire che tutto procede nella massima legalità. Sì, sì, cavaliere, ma chissà che farà da Fimmano quando si aprirà il testamento. Si finirà con rassegnarsi, signora. Sì, ma il problema non è io, che ciò che mi preoccupa è il suo marito, cavaliere. Un pezzo di disgraziato, un pezzo di malacarne, una persona con il quale non si può avere a che fare. Cavaliere, mi facesse una cortesia a lei, accompagnasse lei a mia cugina Antonio in un notario. Ah, sì, vero, cavaliere, per favore. Sì, sì, sentite, ma perché volete fare avere grattacapo? No, no, quale grattacapo? E ci sarò anche io. Con i carabinieri. No, quale carabinieri, in due si può facilmente vedere una questione. Sentite una cosa, si viene per una questione a parole, io sono più disposto a inciometti. Se poi cominciano i bastonati, io sogno malato. Dal periodo scrivenzi, diabete, uccioli, policistono. Davvero? Ma veramente non dimostra. In apparenza, signorina, in apparenza. Ma sono malato, malato forte. Ah, e qua ha parlato, come dite? Non ci sento, e hai un lavoro da staricchia, e poi non ci dico. Oh, non letto! Io via, per Spedania, e poi non mi fido. Se sì, per Spedania non comincio i bastonati. No, cavaliere, ma quelle bastonati? Signora, poi c'è anche il notaio. Allora, l'ora siamo a posto. Ne vedremo domani, arrivederci. La saluto, cavaliere, la saluto. Mi gira. Me ne vado anche io, arrivederci, noi ci vediamo domani dal notaio. No, no, Mario, aspetta, che stai a parlare. E tu, senti, ma dimmi da bannare la cucina. Aretina, ti disse, ma dimmi, da cucina per lavare i quattro piatti, per favore. Anzi. Oh. Che c'è? Cucina, che cosa mi vedi? Mario, sentite, ma come facciamo due chiacchiere, sentite.
siamo più comodi quando siamo soltanto. Ma che succede? Dammi una cosa, Mario, ma ti pare bello, una figlia schietta che hai in casa. Tu vieni a cadinti a due, tre, e magari quattro volte ti arrendi. Che si fa? Scusa, le vicine di casa che possono dire. Che possono dire? Mi pare giusto. E se per caso ci capita un buono fidanzamento? Ma io non è che posso accettare un fidanzato in casa con te che viene a cadinti a due, tre volte e quattro volte. E se ho fidanzato, se faccio un forma al tuo vicinato? Sicuramente chi ha buone informazioni, non ce n'è uno. E io ho studi sonori per mia figlia, non la voglio. Hai capito? Io ho trattato mia cugina Catina come se fosse una sorella. E se qualcuno si azzardasse a dire qualche cosa sul suo onore, sogno capace di riformarlo con sta mano sola. Lascialo stare, non fa per me. Senti, facciamo una cosa. Per non compromettere più, è la cosa migliore. L'onore delle figlie, tu cadi in ciabelli, non ce ne mettere più, va bene? E va bene. E allora voglio sapere se sul licenziamento. Ma quale licenziamento? Ma questo non è un licenziamento. E va bene, chiamatelo come volete. Ma se mi cucina Antonio mi domanda come mai non ci metto più piede da sta casa, io che cosa c'è a rispondere? Ma come che c'è a rispondere, scusa? Sogno in tale casa? Sì, e quindi in tale casa comando io. È giusto, avete ragione. Infatti. E allora vi prometto su pallanima delle pace che io ho sta casa. Non ci metto più bene. Oh, finalmente, signore. Ma non lo hai questo difetto? Quindi me ne vai. No, aspetta. Ma chi è che sembra tutto, eh? Non hai niente. Come niente? Che c'è? Che succede? Non succede niente. Niente, niente, non succede niente. Ci stiamo a tavola, eh? Finalmente ho fatto il deposito dal notaio. Meno male. Domani, con l'aiuto di Dio e di mio zio, si saprà che è l'erede. Ma si può sapere, capito, che c'è due, eh? Ma niente, niente, che sta vedendo, niente! Non si può sapere. No, niente. Niente, in conto, niente. Io lavoro quando mi giro da voglio vedere, sono conto. Mario! Senti una cosa, Mario, posso ricevere l'onore di avere la tua mano per mia figlia Catina Favazza? Che sta dicendo? No, non ti piace. No! Non, siccome mia moglie non ha capito la preposizione, infatti, ripeto la frase. Mario, posso ricevere la tua unica mano per la mia unica figlia Catina Favazza? Ah, la figlia è mia! Prego, al 50%! Scusate signora, oggi si apre il testamento di un canonico Favazza. Sì signora, accomodatevi. Grazie. Voi siete erede? No. Semmai è la signora che è presente e ha defunterere da un canonico Favazza. Ah, quanto piacere, auguri. Grazie, grazie. Davvero, notaro. Grazie. Vanno a ammazzare. Vanno a ammazzare se non me la sono. Ma come ammazza? Che sta muta? Si è morto. Come ammazza? Elena, che devo ora, scusa, parlare mica. Che più? Tanto. Tanto. Non cominciamo con la mattina. Che disse che ora si usa parlare mica. Quindi, pipa. E lascia parlare a me. Dunque, signore, parla. Sparati. Il testamento mi apre alle 9. Me l'ha detto il notaro. E su famigli, perché mi domandate? Guarda che bella. Come dici? La faccia. Uno da disgrazia. Signore, signore, l'accetta un caffè. Caffè? Sant'Antonio non bevo. Caffè! Caffè! Come volete? Aspettate un secondo. Cameriere! Cameriere! Buongiorno, ditemi signore. Buongiorno. Favoriteci tre tazze di caffè, per favore. Subito, espressi? Vuole dire fatta apposta? Sì, signore. Nooo!
sta bene, signora. A proposito, lo preferisce lungo o corto? Ora ci imparo l'educazione. Ci vivo 55 anni, ma mi certo solo, va! Anche se una ci dice che ti ami. Ma ci sta cannuscia di magari dove è marito. Ota! Ma perché? Che ci disse? Parla mica, io è viva. Santo! Santo! Va a venire le cate faccio pigliare fuori! Eh? Quanto ci spia sta sotto? Dice dimmi una cosa! Ma non si ha un testamento! E marito può stare a capo mia! Ma c'è nessuno di stare un nuovo! Nessuno si può opporre, vero? Il notaio è il padrone dell'ufficio! E comanda su lui, Luca! Non voleva essere sicuro su questo argomento! Se posso assistere o meno! Con tanto piacere! Allora se cade il parente mi faccio osservazione, sul mio nome ci lanci con notare. Se avete sta intenzione, forse è meglio che venite. No, no, resto. Pronti caffè? Grazie, se vai a prima. Anche dopo, signora, fa lo stesso. Non ho male. Muta, te disse muta. Grazie. Guarda, picca. Grazie. Prego. Dai, fermo in soggezione. Maddalena, Maddalena, aspetta, ma che stai facendo? Maddalena, botta di sangue, la lingua mi è bruciata. Non si piglia così, la lingua l'ho messa a cascare. Come me la hai a pigliare? Oh. Amico, quanto vale? 2,10, signora, servizio compreso. Tenete un resto, per favore, basta caffè. Grazie. Ma come si piglia? Si piglia così un caffè. Maddalena, felice, va. Scegliamo una cosa. C'è che ti ha avuto un pretendente all'eredità di mio zio? Come no? Ma c'è un nipote di nipote. Io sapete che voleva. Isto sapevo. A me signora per comando. Poi è Dammo un sicuro. Signora, fumate. Fumati? Sì, picati. Fumati! Ah, grazie. L'accetto con mio marito. Grazie. So. Accettate un autosicuro. Come no? Grazie, sempre per mio marito. Grazie. Vedi, che sono saccio io? Causa vuole. Allora io non fumo. Mi faccio tornare. Allora non fumate. E mi dispiace, ma non fumate. Ma che sentite, se avete bisogno di un avvocato c'è mio frate. Io no. Certo, non è laureato. Ma il procedura civile è rosso assai. Ah, voglia io. Signorita, io l'avvocato cerco solamente la corte d'assise. Oggi capisce e finisce a bastonare. Male per me. Se mi siete di carcere, voglio fare anche cenare. A te. No? Se mi siete, faccio fare pure a te. Grazie, io ne faccio a me, guarda. Tu sai che fatti tu secchi di me, così ne fa conosci. Amico mio, ma non è meglio che uscite fuora. Sapete, io sono amante da pace e voi mi parete un poco nervoso. Non vi scattate che non farò niente di grave. Solamente però se il mio cugino Antonio arriva a Caninza e faccio un mafioso e sbaglia a parlare, ci dugli un corpo di bastone a destra ci spacchi quasi. Come un volore! Comandante! Un beccare l'acqua fresca. Porto su. Buongiorno a tutti! Addio Mario! Addio Mario! Oh, addio di chi? Case, sembra allerta, niente! Tu pigli un caffè? No, grazie cucino, non lo voglio. Come andai a te a usare cosa? Camiere! Cameriere! Ditemi signori! Dite che buono lo voglio cucino! Marsala, un vermutto, un maraschino! No, grazie, un coglionetto, sogno, sazio! D'accordo, quando vi deciderete non avete che comandare, arrivederci! Tu signore qui è?
mio cugino Mario Favazza. Piacere, piacere. Eredico anche lui. Ah. Quanto onore e piacere. Se avete bisogno di un avvocato, c'è sempre Merrato. Ah, speriamo mai. Sta facendo vedere. Cugino, questo suo carro taucca, non parite una cimeriera. E caro cugino Bello, che è un naturale. Considero sicuro come la firma più bella del mondo. Cugino, ma che succede? Non vi preoccupate che non succede niente. Tengo il suo carro in tabucca, apposta perché non mi succedesse cosa. Si chiama fungo meglio. Il fungo mi ammalia, mi seduce come una carezza. No, c'è basta. Caro cugino, se io l'avessi saputo prima me ne avessi portato un pacco di suo carro. No, non c'è bisogno, caro cugino Mario, non c'è bisogno perché mi sono fatto una buona provvista. Bravo, bravo cugino, bravo. Grazie. A proposito, il suo cugino ancora non si vede. Cara cugina, da parola ieri, non la dovevo dire. Perché? Sono fisi. Niente. No, niente, niente. Cugino, cosa ti firma la sua? Uzzu canonico non aveva preferenze per nulla. Se poi sta preferenza spuntò all'ultima ora, vuole dire che c'è un ganno. Sì, cugina, ma non un ganno che pensate voi. Che saggio. Insomma, non posso sapere di che stato parlando. Oh no. Fa niente, niente, la cucina gridi. Credo. Ha un suo canonico, avesse un debole per la moglie del tuo cugino Antonio. Credo, guardiamo. Oddio, per forza mi fare compromettere, No, niente, cugino, voi facete finta che ho tutto discorso non ne sapete niente. Sì, allora, se viene mio cugino Antonio vuole con te soddisfazione, che c'è lì? Che ci dice, cugino Antonio non vuole niente. No? E via? No, no, è una persona prudente. No, non è prudente. Perché se avesse stato un caso mesto, doveva essere o morto o quantomeno camposato. Ma così, sempre così, già sta capacità così. Madonna addolorata. Buongiorno la compagnia. L'appartatore di Camposanto. Può darsi, può darsi. Caro parente, buongiorno. Offro, ordinate. Grazie, cugino santo. Un caffè? Un caffè mi fa bene i nervi. E in questo momento è meglio tenerli a posto. E allora perché non ti passava un rabarbaro? Peggio, macchiana in testa. Non raggiungo e scadaglio. E caro cugino, si vede che oggi avete un poco di riscaldamento. Sì, un cavaliere, secondo le circostanze delle usanze. Perché hai due rubinetti dalle quali la vasca da bagno. Quando l'acqua è troppo calda, apri il rubinetto dell'acqua fredda e regola la temperatura a piacere. In questo momento la mia temperatura è precisa, è normale, basta sulla goccia di acqua calda per farmi venire quel tale riscaldamento che avete detto voi. Santa, santa, Gesù, 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 ma aiuto! Cavaliere, cavaliere! Che fu, che succede io? Santa, santa. Ma succede? Per favore, non facciamo usare. Salamo, eh? E ha tappito di paparelli ora. A poltrona damaschiata, vasca da bagno. Eh sì, ne voglio sciacquariare tutta. Non da tu, lascia parlare all'uomo. Sia così ne sbordiamo di messaggi. Signore mio, mi voleva raccontare che io sono malato. Cavaliere. E chi sto qui? Qui è. Ma che signore? Ma una preghiera. Prego. Mi è caputo benissimo. Mi si mano ammazzare. Un rubinetto dell'acqua calda si riferisce alla parola che pensa ieri mia moglie. Credetemi, il sogno dispiaciuto assai.
Che volete? Mi firmare i capelli lunghi sentimenti corte. Certe firme. E certe cose possono fare compromettere l'onere. Niente, così. Noi non ci compromettiamo per la parola scongiuduta di prima. Ma se voi avete un bicchiere di vino in bocca e io vi tengo la mano e vi dico niente me lasse, carogna, voi che rispondete. Con carogna siete voi. Cavaliere, no. Non siamo d'accordo, io mi spiego. Quando io vi tengo a mano la mia intenzione non è che te la finisco, ma che devo dividere fino a metà, come voleva fare questa moglie con l'eredità dello zio Canona. Giusto. Ma io domani dico se la provvidenza mi ha dato questo dono, io perché l'hai a dividere con l'altro? Io me lo bevo tutto alla mia salute. Avete capito, cugino? Ma siete sicuro che questo vedicello è tutto vostro? Tu mi si fuma. E me lo bevo alla mia salute. Niente, cugino. Avete a dare comando, cugino? No, ma non è niente, cugino. Perché voi, quello che va a dire io, già lo sapete. Io non lo sapete cavaliere. Aspettate per l'ultima casa una salisa. Un tempo che vai dentro e piglio lo corre. E studio subito un voi. Certo. Voi facete i vostri interessi. Cavaliere. Io faccio. Oh rosso! Oh rosso! Cavaliere! Facci il parlare! Ma così! Pure! Pinca sono! Ma vedremo! Va buona sarebbe. A te chi sono andato? Guarda, sa, ma basta. Sì, ma perché io c'è questo traffico di calcio? Signore, non sa, buongiorno. Domando scusa, ma vengo dalla casa del vicario di Rosa. Uno dei testimoni del deposito del testamento. Ma il vicario non c'è, purtroppo è partito per Roma. Ecco, uno me. E aperta l'udienza! Illustrissimo signor notario, illustrissimo signor Mario, io cacchiavo sullo seno di Caino. In ricorrenza del lieve evento dell'apertura del testamento del canonico Favanza, ho portato come testimonio il qui presente cavaliere Amore, il quale testificherà con la sua presenza l'apertura dei sigilli del canone del testamento del canonico Favanza. Benissimo. Otenne. Benissimo, l'altro testimone sarà donna Michelina. Poi gli darete una bagnatura. Senz'altro, lo dai. Scusi, signor notaio, questi signori hanno interesse ad assistere all'apertura del testamento? Signor notaio, chiedo scusa. Prego. Io sono il marito di mia moglie. Posso assistere? Ma con tanto piacere. Appunto. Prego, intanto i signori si possono accomodare. Ma male. Io ho già preparato il verbale di apertura ed è pronto per essere firmato. Signori miei, ma come vi siete combinati? Ma disponetevi meglio, ma dove siamo? Su un tram? Ma c'è un Uno visto, ne faccio il sole. No, perfetto. Benita, che ne saggio? Basta. Accomodate. Allora, signori, questa è la busta contenente il testamento del canonico Palazzo. Se qualcuno volesse controllare l'integrità dei sigilli, può farlo liberamente. Prego. Tocca a me che sono più diretto. E io ho direttissimo. E io l'accelerato. E io signor locale. L'hanno ammazzato. L'hanno ammazzato se non mi lo so. Ma quale ammazzare se è morto? Muta! Mazzo, non da un nessuno trova a tuo paradiso. Tenesse, ma la ricca piva. Santo, santo. Se facessi giocare, cavaliere, ma se non che zio questo gruppo in tuo maggio. Allora signori, questo è il mio testamento. Ma dai, Agnese non interessa il suo testamento. Agnese non interessa il testamento di zio Canone. Questo è il mio testamento. Ah,
capisce niente. Lasciando questa terra di dolore, il mio unico pensiero lo rivolgo a Dio, perché nella sua grande misericordia possa destinare la mia povera anima assedata di cielo fra il sorriso degli angeli. Tutto santo e benedetto, avanti notare che tutto gli sta dietro, non interessa, gli sta avanti, va. Per quanto riguarda la mia sostanza, dispongo come appresso. Caso che ci siamo. Istituisco mio erede ed esecutore testamentizio, mio nipote Antonio Paolo. Grazie, mettetevi in fila. Come fai? Mettetevi in fila, ora lo dico io. Continua. No, non c'è bisogno, signor notaio. Firmo, va, firmo. No, no, lei si accomodi. Si accomodi, si accomodi. Si si accomodi. Si sieda, per cortesia. Lego ai miei nipoti Maddalena e Mario Favazza lire 5.000 ciascuno, da pagarsi dal mio erede 3 giorni dopo l'apertura del presente testamento. Oh, sono tutto sto caro. Dio, perdona loro perché non sanno quel che fanno. Certo. Signori miei, per cortesia, completiamo la lettura. Non c'è bisogno, signora. Non c'è bisogno, firmo. E basta. Un momento, un momento. Ma ancora c'è. Si siede. Allora, vai. No, ma si siede. Lego alla mia cameriera Venera San Filippo lire 1.000 da pagarsi come sopra dal mio erede universale. Santo e giusto. L'ha servuto onestamente, perciò diciamo, forse pure più sei. Certo, facendo c'è rufiana. No, dai, firmo, vai, io firmo. No, un momento, si siede. Ancora c'è. Sì, c'è meglio. Abbagno, si siede. La tengo pronta. Sì. Lego all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania, tutte le mie terre, incontrata Passo Martino. Io ne sono semina, buono Marruzzo! Così è! Scusate, allora gliene ne siamo due! Che gite, notaro, che gite fino a fondo! Ecco, se ne devo quanto mi scimmiamo! Firmo, firmo, niente. Un momento, Lego. A bagno sempre, a bagno. Lego. Lego, lei dice sempre Lego, Lego, ma mai sogno. Appunto. Lego alla venerabile chiesa alla collegiata di Catania, l'intero mio palazzo di vita. Ma santissima, io palazzo a Pulò. Non voglio né tombe né marmi, ma una modesta fossa amore paupero. Resti papera a cuca, amore. Siete che c'è per i papera, siete. No. E poi vorrei fare male a favore. Prego, signor Favazza, potete firmare. E ora mi dici da fermare. Io non devo fare fermare, signor Natale. Prima ce la dovevo fare. A bagno. E la metto io. Prego. A bagno. Prego. Sedetevi, per cortesia, sedetevi. Ma dove siamo? Sedetevi. No, perché tu muoio per davvero. Cavaliere, finiscila. Tu sei serio, leggio. Ho per sbaglio leggio testa di
senso di una chiesa. Ma vero, può essere. Ma scusate, non vi resta più niente dell'eredità. Che me resta? Che me resta? Lo specchio rotto, un divano senza molle e due seggi sbagliati. E quattro cacci mangiati di sonici. Ma cosa da pazzi? Se non si deve credere, uno scherzo. Eppure quell'uomo sembrava così tanto equilibrato. Quando mai c'è notario era squilibrato? Scusate, signor notario. Prego. Mi disse se lei leggeva forse un testamento di qualche avocio partito invece di pezzio. Tali essere no. No, mi dispiace, ma purtroppo è quello del canonico Covazza. Sì. Sì, è quello del canonico Covazza. E quello forse qui. Sì! Questo gruppo in tuo omaggio, voluto capire se ne faccio cugino, io sono venuto manco fornuto un bicchiere per sto cameriere una bottiglia di vermuto e chi nato? No, quella che ha dato non beveva gitta da mutare a pescia a pescia. No, signora, io non voglio baldoria nel mio ufficio, per cortesia. No, ma niente, non bevevo fuori, sì. Facevo fuori un po' di baldoria. Cugino Mario, prego, seguitemi. Un po' bevere fuori. Cavaliere Amore, ci fa compagnia a lei? Io passo un attimo. Sì, cavaliere. Caro Favazza, volete firmare, per cortesia? Chi c'è il mezzo? Io dico Favazza. Filmate intanto. Se mi metto invece Favezza, dico che faceva la scrittura della schifezza. Perché sono chiesto, non posso dire. Schifezza. Filmate. Favezza o schifezza. Allora, questa è la nota delle spese. Voi ieri mi avete dato 2000 lire per il deposito. Questo è il resto e siamo pace. Grazie. Prego. Ah, così io ci ho rimesso il 2000 lire. Del deposito, è vero? Sì. Ma scusate, chi vi ha obbligato a lasciarmi i soldi del deposito? Mi credete la galleria di Fusti Rossi che notai, non capito. E infatti proprio voi il prete chiamò erede. Ma che oppure così a favore scherzare? Ci notai? Ma scusate, vi fate rimborsare dalla chiesa dell'ospedale? Pure ma se non vogliono pagare gli fate causa. Ma che dici, ce l'hai a tornare per giù di casa che mi prestava? Lo capito, signor Natale? Ma pregate tanto, mi facesse fare male quando mi andavo a casa, ero sul mio mare. Prego. Non è fa male? Donna Michelina, volete firmare? Ma no, perché non lo so, la cava sta giù. Non lo cuda su. Mamma mia, non è. Tenete qua. Voi siete le rete. Don Ferro Palazzato. Non lasciano un tonfermo malattato! Prego, signora, mi dica. A me esce come la lire, come la va a dare. L'erede, no? Sta sentendo? Come volete, scoppato, scoppate! Santo, sempre che dici? Ti lascio un zio. E voglio lira per lira. E se non più voglio, che facete? Ci facete una citazione fino a Camposanto? Sì, c'è suo marito, sì. Un momento, ora parlo io. Punto che parla Cicerone. Vediamo. La buonanima del canonico Favazza ce l'ha sua a mia moglie il fiore di 5 muoli che si debbono incassare ad ogni costo entro 3 giorni. Va bene. Perché il testamento parla chiaro. Capiste? Vuol dire che lo faccio uno scelto bancario. Se non pagate è errore di dirvi che siete una carogna. Un macello fa! Cugino, fumate! Cugino, fumate! Un scanno! Cugino, fumate! Italiano! Cavaliere! Cugino, fumate! Non fare sa! Se ne va! Carogna, se ne va! No, non me ne vai! Perché mi fa fuori! Ci andavi sopra! Cavaliere, me la fai! Sono onesto, se mi dice che io vorrei che te sto con me, la sta scurrando. Disonesto. Mio marito, calma, non so. Disonesto. Amore in casa, Antonio, amore. No, io capisco. E stai un cavolo io. Non dà una vacina, non dà una vacina. Qui è l'erede. Tu sì. E qui è che sta?
stai? Guarda che ti dice. Carrozza di prima classe, 1780. Servizio Becchino, 1465. Fiori, 1200. Tassi, pure i tassi, 1980. Spesa municipio, 65. E qui è che la fa pagare? Qui è che la fa pagare? Vedete qua. Ma chi è? Non siete voi le rette? Le rette da nuove, signorita. La voce dell'altro. E allora a me mi vuole pagare questa roba? Come? Prima mi decisto di aspettare l'apertura del testamento. Ora quel testamento è aperto, perciò alzata la tante faccia. Avevo capito, va? Che voi volete mangiare l'eredità? Se ti pagano, mi sarà me ne d'avuto. Signorita, aspettate, ci sono state quattro cose. Non voglio sapere niente. Faccio solo. E a Ibu è le rette. E Ibu deve pagare. E domani, per seggere sta nota, manda a mio marito a vostra casa, a Torinasa. Sì, e poi vedremo se a Nasca non ci dà i soldi, fino all'ultimo centesimo. Sono io. Saluta. A posto, sì. Don Ferno, ma la stavo con due sorelle. E sì, Don Antonio, sì. Signore mio. Che notaio non vuole fastidio, no, io non me ne vai. Se notaio non mi torna il domenario, io ci brucio l'ufficio. Ma che sei pazzo, che te ne vuoi in galera? No, 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 me ne vuoi chiedere a Camposanto. No, me ne vuoi chiedere. Perché? Ancora a casa? Sì, Mare, sì, sì. Lo porto da, abbiamo chiedere a casa. Io a casa non ci vai, che c'è chi da fare? A casa non c'è niente. Va bene. Oggi non si mangia, ma facciamo conto che io vado nel testato. Senti. Ma non ne saccio. Andiamo a fare, signore, una maghiera allora, cavaliere. Saluto, scusate allora. Patate? Io ho un mese che non ne mangio. Che surda. Ma poi voi? Don Antonio, vi saluto, tornate presto, mi raccomando. Arrivederci, signorita. Arrivederci. Come lo stavo, mi insegnai, come lo potevo vestire? No, 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 non voglio spogliare e mi voglio vestire di bianco, no, di rosso, di bianco e rosso, mascara. Come mi potevo mettere? Scarpe libere, quasette libere, vestito libero, magari in mante, come bersagliere. C'era bisogno di fare un test di spesa, bastava una striscetta a caso lanciata, lutte economica, parrino sporco di veste e di coscienza. E, lasciando questa terra di dolore, il mio ultimo pensiero lo rivolgo a Dio, affinché voglia accogliere la mia anima benedetta, fra il sorriso degli angeli. Non lascio morire, do paradiso, ma a me lo stavo un po'. Disgraziato, io voglio dire da quanto vai a trovare, e però ciò faccio come il conto Golino, la bocca sollevò da Fiero Matto, il la sollevò, ma io la sollevo, tutto mi faccio, tutto mi sbruppo, tutto. Buio. Passate lì. Papà ne vuole più, che gustano assai. Lasciatele stare qua. Qua ci sono 100 lire. Per il tuo principale che il resto glielo daremo domani. Va bene, come dicevo se. Facciamo le mani. Mario. Pigliai, attenzione. E tu come fai ora? Non ti preoccupare. Quanto si può, Mario? Ti do una bella notizia. Mi hanno a chiamare il presidente dell'associazione, mi vuole parlare. E le pieghe forse? Precisamente, 5 mutolate di guerra, non c'è delle ferrovie. Oh signore,
è vero, Mario. Vero, verissimo. Il governo non si può scordare di me, suo povero mutilato di guerra. E così. A proposito, tutto mamma. È demoralizzata, Mario. Tu vedis. Ieri, quando tornò a Putaro, piangeva. Ma mi abbracciò, mi baciò. E con un filo di voce mi disse: figlia mia, palazzo disgraziata. Disgraziata poi perché? Ci sarà un favazza che ti darà il pane per tutta la vita. Tu non ti preoccupare. Guarda che sento che viene taccaduna. Papà. Te lascio. Sono stato con il notaio, ha detto che oggi stesso si interesserà per farci restituire le 2000 lire del deposito. Grazie, ma... Perché è giusto che questi soldi paghi all'ospedale e a chiesa. Grazie, ma... E non ci va a pensare più. Ci penso io per liquidare questa partita, va bene? Ma non vale a meno che... E mo balla ancora a caso? Un Caruso viene a ritirarlo. Ah, sì? Ma Mario non può, se ci desse 100 lire d'acconto. Va bene, ci porta a sua casa, eh? No, questa è a me casa, qua resta di me. Già, tu ora c'è famiglia. C'è tua famiglia. Ah, Antonio! Oh, cavaliere! Aiuto, per favore, mi date un aiuto! Cavaliere, le 2000 lire me la darà la chiesa e l'ospedale, sicuro? Sì, ma... l'affare della casa, che è un po' tanto. Lì quello no, secondo un cazzo, sommato con l'accordo vostro. Ma lo consegnate già in settimana, come si fa? Già, sicuro che sto da casa per l'aveva scordato. Ma l'avevo su cose, fici, la coppelleria, dateci da scaglia di gatto per sommarsi voi. Va bene, cavaliere. Cavaliere, la settimana che c'è ci consegna a casa. E onde venire? Un me ne vai, una locanna sotto i ponti della marina. Un vuole Dio, ma me ne vai, come potete finire per peggio un bavalaccio. A me il bavalaccio no, mi avevi ricordo, ma è a casa, a me preferivo senza casa, io sapevo Dio come. Ma sento spezzare un cuore, ma che ci si può rimediare? Cugino non va a friggere, c'è sempre a me casa, in qualche modo accomoderemo. No, niente, sai che fa? La porta mi chiede a mia figlia. A tutti e due? No, perché io ho trovato un pasticcetto camposanto e ho Ah, Don Antonio, per stava raccontando, a settembre hai due appartamenti liberi, uno io vostro. Ah, a settembre? E qui ci arrivo a settembre. Signore, non l'ha da fare casa nel tuo paradiso. Mi raccomando, la dalla sera così impennuto in dall'aria. Parlino sporco di veste e di coscienza. Cavaliere, come ci poteva stare uno vicino a io, puzzava peggio di un cane morto di servizio. Ogni giorno predica, la domenica messa, per Pasqua e Santo Precetto. Stava che stai a chiesa che a casa. Ma voglio, andiamo ogni volta, mi chiamava Antonio, domani alle 5 ti devo alzare perché mi deve servire la messa. Oh, come ci piaceva un chippetino, ci pareva 100 anni, parlare di tuo vino. Antonio, se lo faceva io, Antonio, isto che... In latino, in quella... Isto che vino, esto mi hanno acquadmo. E io ci rispondevo, sì, o ti mangio e ti merecciano, o ti ete e ti ferecciano. E allora io, in sagrestia facevo... Feduccio, tradimentuccio, avaro, non ce l'aveva faccia per non sporcare l'acqua. Se poi per esempio qualche poverebbio ci domandava la lemosina, pace, ho fame, allora io subito ci rispondevo, segno di buona salute, no sempre che sono, per la verità sempre, tutta sta debolezza per la chiesa e per l'ospedale, quando ci sono certi mangiatari, che mangiano la facciata solo io non saggio come e che ci volete fare? Don Antonio, prendete da umano un suo zio spiegò tutta la sua vita alla chiesa, diciamo la chiesa era il suo piccolo mondo, di tutto il resto a io non ci interessava niente, però io non capisco una cosa, come mai vi chiamo erede? Ufficio apposta, penso ora io o chiamo erede poi non trovo niente, ci piglio un corpo, muore e mo giù. Che decido? Come no? Perché sbaglio? Poi lo faccio su punta e lo faccio su. Che c'è? Ma che non prende? A portare la messa che cerca a te. Certo, ora sfogo guido.
Don Antonio, scusate che siete in casa vostra, capite? Dove è l'ospedale? Allora, mi porto fuori e c'è un papà. Mamma, mi carità, ma che dici? Cucino, ma che dici? Ma questo signore Pacino che cosa vuole? Che lo sapevo. Che Rosario che la stavo abbonando alle mezzine. Dicini che tutto quello che ho glielo do. Ma perché non te ne faccio? Non lo voglio vedere, manco stampate. Niente, non hanno tutti i torti. Manco stampate, no. Sì, ma manco cavaliere si può fare a così. Grazie. Gesù Cari, io mi confondo, che fai? Ma lo ciasere. Prego, prego, si accomodi, prego. Oh, vicario Chiarenza, voi qui. Dio mi benedica, cavaliere. Sono molti gradini nel vostro palazzo e io mi stanco a salire. Una modesta casa, vicario, una modesta casa. Tutt'altro, cavaliere, tutt'altro. E il signor Favazza? La portinaia mi ha detto che l'avrei trovato in casa. Infatti... ecco, veramente il papà si sente male. Grazie. Mi accorgo che loro sono in imbarazzo. Quasi quasi che la mia presenza è infortuna. Ma che dice, vegano? No, che c'è? Da questo mai? Piuttosto, si accomodi, si accomodi. Grazie. Ma, mi spiace. Desiderate forse qualche ricordo dello zio Bonanno? No. Che basta il suo volto celestiale scolpito nel mio cuore. È un ricordo sufficiente per me. E allora? Trattasi di una delicata commissione che devo compiere personalmente al signor Favazza. E allora che facciamo? Ora? Sì, caro vicario, dovete perdonarlo, sa, soffre. Ancora per la morte dello zio canonico? Sì, per la perdita, è inconsolabile. Oh, merita quell'animo benedetto un tale retaggio d'affetto. Sì, merita, veramente. Adesso sono morto da fame. Caro vicario. Don Antonio, Don Antonio, mi raccomando, è un'alta personalità del club. Ma se vuoi cari, le presento il mio amico Antonio Favazza. Piacere immenso. Condivido, signor Favazza, il vostro dolore. Ma occorre intanto che per pochi minuti voi lo facciate tacere. Ritornando da Roma appresi la morte di vostro zio, così come pure l'apertura del testamento. Sarei voluto venire da voi subito, ma credetemi, un tale viaggio alla mia età stanca. E così differì stamattina la mia venuta. Ve ne domando scusa. No, ma che dice, o signoria? Non senza una ragione. La buon'anima del canonico Favazza, che ha voluto buon'anima, sia pace eterna, mi fu prezioso compagno nella mia vita sacerdotale per oltre 40 anni. Io fa gli uomini fra da loro sa cosa. Ammalatosi, mi chiamò al suo capezzale per rendermi l'onore della sua ultima santa confessione, per cui vi giuro non diedi il peso di una mia raccomandazione. Mi fece aprire il cassetto della scrivania, mi fece prendere un plico accuratamente sigillato, dicendomi queste testuali parole. Fratello, all'apertura del testamento, cui ti prego assistere, consegnerai questo plico al mio nipote Antonio Favazza. Mai debiti sul culo. Giusto l'indomani ricevetti l'incarico di Sua Eminenza per la Santa Sede, a cui, come io ti ho detto, sono ritornato ieri. Ecco, signor Favazza, il plico con due libretti da 200.000 lire. Gesù! Mi prego di aprirlo in mia presenza. Aspetta, aspetta, che tu fughi, aspetta! Capitolo questo. Non posso. Fatevi animo. Non posso, ma se lo chiedo, perché l'ha sigillato lo zio con le sue mani. Non mi sento di rompere i sigilli, non mi sento. E va, marito mio, rompe tutto cose. Non posso, perché l'ha sigillato lo zio con la sera, e lo zio, Pepe era un esciano, ma Pepe
lei era il mio stesso tanto. E mi ha lasciato bene, la morì. Ecco qua. Questi sono due libretti a portatore. Sì! C'è un mio che come te! Sono fatto curare! Oh, sì, quanto te volevo! Oh, bene! Sì! Come schifo! Sì, non mi fatto curare! Come potete stracciarmi, cara! Sono male faccio, lo schifo! Non lo so aspettare! Come mi dà sto soldo? Però l'intendimento di vostro zio era doppiamente ammirevole. Perché? I libretti sono al portatore e oggi stesso voi potete riscuotere la relativa somma. Se invece di essi ne avesse fatto cenno nel testamento, voi avreste dovuto pagare l'enorme tassa di successione. Vedete che pensiero delicato che ha avuto vostro zio. Un gran pezzo di saluta forza, capisci, magari il governo capisci, però se ne ha pagato, usate, ci raccomando, mi si cantava per me zio per dare pace, sempre in paradiso, no? Alla sua anima, per dare pace alla sua anima, ci penserò, ci penserò, sì, però, cominciamo di però perché è inutile raccomandarvi. E da questa somma bisogna addentrare le gatti come dispose il Sant'Uomo. Ah, sì, certamente. Sì, sì. Oggi stesso chiamo a mia cugina Maddalena, che amo quello tanto bene. Oh, suo marito vuole. C'è le 5 malattie. L'altro cugino è qua. Se vuole ci voglio subito, ci voglio. Bravo, bravo. Degno nipote del più degno zio. Provvede intanto a ritirare i mobili dall'appartamento del mio. No, tutte cose mi porto, tutto, tutto. Ci sono due crocifissi d'avorio antichi. Ti volevo sia, pace? No, è che è vigevolissimo. Come pure il quadro d'avorio in testa al letto. Ah, Madonna d'Alice, forse. Appunto. È un dipinto autentico del Tiziano. Evidentemente di grande valore. Vabbè. Ricorda un biglietto che converrebbe venderlo. State attento alla valutazione. No, tutto mi porto. Faccio per caro, tutte cose mi porto a casa. Bravo, senza aria. Bravo. Va bene. Faccio per caro. Tu carrozze, perso, tu carrozze. No, e curerò di farvele rimborsare dalla chiesa, non mi preoccupo. No, ma se si vuole disturbare, non è che è una cosa proprio, sai, è una cosa urgentissima. Castigato l'accompagno. Grazie. Baciamo, no, grazie, cavaliere. Fino alle scale, fino alle scale. Baciamo la mano. Baciamo le gambe. Hai capito? Un bacio, un zio. E un nome triste. Do sulla scala. Figlio, sotto la scala. Andiamo a ritirare sotto dalla barca. Prendi cappello e bastone, tu figlio. Mi chiamo subito. Ma non la guardo. Ma capo, che c'è? Metta la caccia a cornice. Ma perché che erano? Come ho chiesto che certo che erano? E quanto sono 400.000 lire? Io non l'ho visto mai. 400.000 lire? Non ha le idee, ma tu faccio tieni papà, cosa per un bastone? Ah, ti raccomando, qua c'è un zio, eh? Vuoi la piccia? Sì, piccio, non mette il carro. Sta attento che piccina il picca, se si spugna mi perde i soldi, eh? Metta dura la mia casa, non te... muta, sa. Papà, che... papà! Che succedeva? E su, ci mangiano un altro zio! Niente, ci fai, ci facciamo fare deliso, Luigi, non ti preoccupare. Zio, con permesso, metti proprio. Con permesso, a momento. Oh, zio. Mamma, mamma Cicilia. Sì, sì. Che bello, si luce. Io ti ho, mio figlio. Vedete, mamma, un signore... hanno abbandonato. Ora mi pare che a dote ce l'hai, vero? Mamma.
ma non cominciare che barona, però. Barona? Ma quale barona? Brava la quella muta. Don Antonio, che schifo, faceva le scale a zia zia. Cavaliere, cavaliere, che gioia, mi pare un sogno. Va bene, signorita, va bene. Mi pare che mi stai, guarda, da un'ora. A proposito della mia giovane. Cavaliere, vedessi che uno di testimoni a essere lei. Signorita, non cominciamo una sua volta che testimoni non me ne vai. Ma che capivo, cavaliere, ma come, ma come ci vuole di mia figlia? Ah, per il matrimonio della signorina, mi scusasse, ma non mi domanda poi la fidanzata. Chi tu sapevo, signor Mario, signor Mario. Sì, sì, cavaliere, signor Mario, ma lei lo sape? Che io 2 anni che si è fregata. Io come a tutti i mamma del mondo, non lo sapevo niente. Come fai? Non si fa mai su volo nei carrozzi. Intanto non arriva mai sto Cristiano, vedi se si vede. No. Sì, ma guarda che stanno venendo, mamma. Ti so, oggi è successo. Ma cosa sono da fuori? Non so che non ne vedo. Taglia. Mi si morite. No, secondo me no. O forse stanno chiamando un testale. Ma che succede? Fuori la seggia, che la seggia, fammi la seggia, fammi sottare. Oh, vita santa, che succede? Fammi sottare, presto. Sbattiva testa a tuo marciapiede. Oh Gesù, fortunatamente Gesù. Passavo di una carrozza. No, vino. Come? Poveretto, e poi che succedeva? Niente, che succedeva? Cavaliere, immaginate il mio spavento quando l'ho visto a per terra con tutta la testa piena di sangue, spaccata. Fortunatamente l'ospedale era vicino. Fortunatamente passava di lì una carrozza. Fortunatamente nessuna complicazione. Mamma mia, è una fortuna io. Giusto il dottore, era di Cusò. Quattro punta ci dice. No, c'è. Quattro punta. No, c'è. Quattro sì. Quattro punta. No, sei, due me le ha regalate. Perché era più di me. Come no? Cavaliere, guaribile in 8 giorni salvo complicazioni. Ma tutto questo per colpa del vicario Chiarenza, perché se avesse portato i libretti il giorno stesso dell'apertura del testamento, tutto questo non sarebbe successo. Ma sapete che mi dico, ora vai e ce ne gira a dire quaccio, permettete. Ma con calma, signor Mario. No, subito vai, cavaliere. Perciò i denari sono perduti, vanno. No, sono conservati. Papà, vieni da parte a riposo, mettiti un po' su tuo letto, vieni. No, non c'è tutto previsto. Un zio sapeva che la banca doveva fallire. E allora io penso, ora due stupidi me ne puti, io ce la sto dura per il portatore. Io poi faccio la banca, a sua falluta, ci piglio un corpo, muore io un musulmo. Essendo santo, sapeva tutto. E voi, lei dice che sbaglio, e ha chiesto su cose che poi mi scorro qui da tutto. Ma però già, se ci ha fatto, se ci ha fatto. Io ho fatto il mio progetto. Mario è troppo buono. Io un pezzo di pane a te e a Tommaso non ve la farà mancare. Io è mancare per mensura, no, per mensura. Quando vai a ciò, quando ci dico, zio fiducio, tradimentoso, avaro, disonesto. Ce ne sono cose che ci chiedono, ma che io, proprio tutte. Don Antonio! Perché? Sta chiamando Mario, come Cario! Io ci sparo, ci sparo! Carità! Don Antonio, mi raccomando, ma sono Cario.
quanto mi rincresce, signor Favazza, pure. Ho saputo da questo giovane del malaugurato incidente. Povero uomo, tutto per colpa mia. Ma voi la colpa è tutta da nostra mala sorte, caro Vegari, non lo so. No, signora, la colpa è tutta mia. Io avrei dovuto consegnare i libretti subito dopo l'apertura del testamento. Non l'ho fatto. Quindi è da imputare a me la causa di tanta sciagura. Non potrei vivere un giorno di più senza sentire rimorso di ciò che ho provocato. Ma voglio riparare. Signor Favazza, datemi una penna. Prego, Vegario, prego. Cosa prego là. Io mando chi sei. Grazie. Ecco, signor Favazza. Questo è uno cheque da 400.000 lire sulla Banca d'Italia. Potete andare a ritirare la relativa somma. Grazie, ragazzi. Ma ci arrivo sto cheque a strada. Tu sei fermato al canale. Ci arriva. Ci tengo la mia morale. Sì, se i miei eredi troveranno un po' intaccato il mio patrimonio, non importa. E metto la stanza per loro, senza pensare che la banca, pur dilazionando i pagamenti, curerà di rimborsare i depositanti. E allora quello che sembrerebbe un mio gesto generoso si esplica in una graziosa partita di vita. Allora, usiamo tutto il prezzo, si può buttare così, è vero? Mi tengo, va bene. Grazie. Ma ragazzina, caso, ragazzina, non si è presto. Ma c'è di cibano, santo vegano, vuoi buttarsi in giro? San Benedica, per l'altro. Andiamo, padre vegano, l'accompagno. Solo chi non lascia eredità di affetti poca gioia riceverà nell'anima. Ti avrei raggiunto. Prego, padre Vegano. San Benedica, padre Vegano. San Benedica. Stavolta Mirri. Ma come sta vedendo questa testa fasciata? Ma prima che fallisci stavo trattando. Ma chi stai a Banca d'Italia? Io se fallisci pagare l'Italia. Oh, signora Natalia. Ringraziamo per la festa che ci avete riservato. Io devo dire una cosa con molta sincerità. Noi abbiamo girato, non quest'anno, perché ancora siamo, ma dovremmo fare altre piazze. Però io vi dico questo, ovunque andiamo la gente viene a Peaso così, ma con apatia. Ma quando il Peaso è gioioso, ma non per noi, per chiunque è una festa. Io vedo che la gente... veramente per quello che ci avete riservato. Noi abbiamo fatto il massimo. Grazie a voi. Arrivederci. Questa sera a Gioiosa Marea la compagnia teatrale Assotea
si è esibita nel già trascorso L'eredità dello zio Bonanima. Siamo qui con il regista e capocomico della compagnia, al quale facciamo i complimenti, perché veramente questa sera sei stato magistrale proprio. Hai dato il meglio di te. Quella verve che ti ha sempre contraddistinto, ma più che quella verve, quella mimica, pronto papà? Sì. Quella mimica che ti ha sempre contraddistinto questa sera ha dato il meglio di te. Grazie, veramente sono soddisfatto perché non solo io, ma tutti sono stati all'altezza del loro compito, entusiasmando il pubblico di gioiosa marea. Siamo felici per questa performance veramente straordinaria. Devo dire, successo di pubblico come sempre a gioiosa marea, però è vero, un'interpretazione magistrale da parte di tutti. Questa è una nota di encomio che va all'associazione, perché è vero che a gioiosa l'associazione, e perché è vero che l'assotea a gioiosa dà il meglio di sé. Dicevamo, Giulio, un ottimo successo. Sì, onestamente è così, tutti abbiamo lavorato bene, abbiamo dato il massimo, scelto Nino, io capocomico, deve dare per forza il massimo, anche se stasera è stato un po' sottotono. Comunque devo dire coadiuvato, perché sono importanti anche le spalle. Sì, Nino senza di me non ce la può fare. Giulio, sempre modesto, Nino dice che senza di te non la... Non è modesto, è la verità, anzi lui non l'ha detto mai, ma lo dovrebbe dire. Lui non l'ha detto mai, ma questo sarà... Io, di tutti, io se non ho i compagni giusti, è chiaro che non posso fare spettacolo. E questa compagnia invece, questi sono i compagni adatti per fare spettacolo. Adesso un interprete femminile da anni, sempre in prima linea nella compagnia Assotea. Anna, i tuoi pensieri, cioè che cosa hai pensato questa sera, quanto hai sofferto, ma soprattutto quanto hai gioito dopo? Tantissimo, anche perché, come ha detto Nino, possiamo girare tutte le piazze della Sicilia, ma gioiosa è gioiosa, è diverso. Noi andiamo volentieri dappertutto, però amiamo e temiamo gioiosa, perché sappiamo che è un pubblico fatto di gente critica, che conosce il teatro e che lo ama, e che quindi se ci fosse una défaillance saremmo rovinati, per cui cerchiamo sempre di dare il massimo, e loro ci dimostrano il loro affetto, quindi sono felice di stare a gioiosa. È vero, vi acclamano, dicevo, sia per quanto riguarda il pubblico, ma poi per quanto riguarda l'ovazione, è visto un'ovazione proprio superlativa, non potete che essere soddisfatti, immagino. Infatti, no, siamo molto contenti, sinceramente siamo contenti. E mi auguro che anche negli altri posti dove andremo di riuscire ad avere la stessa cosa, lo stesso entusiasmo che stiamo avendo adesso. Però è bello vedere la gente che ride di cuore, anche nelle battute che normalmente negli altri posti non colgono. Qua è veramente qualcosa di eccezionale. Grazie gioiosani. Diceva Anna di quanto anche le altre piazze vi hanno acclamato, però mai come gioiosa. Il tuo risultato finale questa sera? Sono contentissima che siamo riusciti a far sorridere, ridere di cuore tutti i nostri paesani, perché ci hanno accolto con tanto affetto e tanta festa, veramente, come ha detto Nino Scalfiti. Ma questa è una cosa che accade ogni anno, cioè voi siete acclamati, intanto siete attesi e poi acclamati ogni anno, perché è vero che le vostre performance sono di un certo livello e anche di un certo rilievo. Sicuramente sì, questo è tutte le volte che noi ci presentiamo, per noi è sempre una festa e anche per noi una soddisfazione. La compagnia Assotea lascerà un segno a gioiosa marea, è vero, la cultura del teatro è venuta fuori anche attraverso l'Assotea, la vostra compagnia teatrale. Sicuramente sì, non ho niente da ribadire, perché quanto di più bello abbiamo.
le nuove leve, professionisti nella vita quotidiana ma ottimi attori nei ritagli di tempo. Volevo intanto farvi i complimenti e dirvi che vedi dalle parti più piccole si arriverà alle parti più grandi, sarà, e questo è il vostro auspicio? Almeno così cerchiamo di andare a vedere, non lo so. E io dovrò vivere molto perché sono già abbastanza grande, per cui per arrivare alle parti grandi sarà bisogno di più tempo. Allora questo ti auguriamo, Nunzio. Io ho già fatto qualche altra parte, sempre con questa compagnia, però come quest'anno devo dire non mi sono mai divertito. E poi Gioiosa dà una carica incredibile. Ecco, questo è vero, per cui ad maiora effettivamente. Diciamo che quello che abbiamo trovato stasera qui non l'abbiamo trovato negli altri paesi che finora abbiamo visitato. Questo è vero, Giuseppe, voi qui siete tanto attesi. Carmelo, è la tua prima esperienza teatrale, ritornerai e chiederai di far parte, se te lo chiederanno accetterai... Deve chiedere al manager, non può rispondere al suo manager. Vabbè, dico, se in maniera confidenziale lo puoi fare. Almeno cerchiamo, se vogliono... Ci sarò. Questo è molto importante perché diamo spazio ai giovani, diamo spazio comunque alle nuove leve che sicuramente porteranno degli ottimi frutti. E io purtroppo non posso rifiutarmi perché il professore sennò mi ammazza, quindi devo per forza dire di sì. Ancora bene, allora... un'attestazione Gioiosa vi riconferma vincitori, è vero? Sì, l'ho sempre detto a tuo papà, noi a Gioiosa siamo... come si dice, ben voluti, perché, acclamati, perché Gioiosa capisce di teatro, Gioiosa è gioiosa. Gioiosa vi vuole bene, vi apprezza e vi richiede, per cui che cosa diciamo ai frequentatori del sito, a coloro che ci ascoltano, ritornerete con un nuovo lavoro oppure? Noi speriamo, già stiamo preparando un nuovo lavoro, speriamo di ritornare l'anno prossimo, sempre pimpanti come ora. Bene, allora noi è questo quello che vi auguriamo, ti facciamo i complimenti, Pippo, ancora una volta ribadisco, è un'attestazione, il sito www.gioiosani è per voi, grazie.